È arrivato febbraio ed è tornata la neve. Un anno fa successe la stessa cosa. Adesso vediamo come i miei piccoli alberelli qui sul terrazzo sono pieni di neve. Oggi è 4 febbraio 2012. Prendo questo piccolo video per far capire cosa è successo questa notte, la notte del 3 al 4 febbraio. Non circola una macchina. Il silenzio è enorme. Vedete tutti i vasi pieni di neve. Questo è il limone. Non si vedono i limoni. Qualcuno forse, ecco, si vede pieni di neve. L'ulivo, eccolo là, è pieno, dato che c'ha le foglie. I rami sono pieni di neve e curvati verso giù, come se stessero per rompersi. Lo stesso quell'altro. Quest'altro limone, lo stesso, pieno. E lì in fondo la pianta che abbiamo portato da Tenerife. E il drago. Veramente vale la pena vedere tutto questo. Per il momento mi limito a questa parte. Continuiamo un pochettino più in qua per prendere il drago e vediamo un attimo di andare. Sto pestando la neve, forse il rumore si sente. Eccola, è veramente alta e poi è gelata. Questo è il mio terrazzo, ecco, tutto pieno di neve. Ecco la strada Pietro Venturi, le case circostanti, il piccolo parco in fondo. L'antenna parabolica ha raccolto anche un po' di neve. Penso che, come ricordo di questa nevicata, vale la pena. In questo momento siamo, mi pare che sono le 8 del mattino più o meno. Tutto chiuso.
Bisogna andare a fare la spesa prima o poi, questa mattina stessa, però non si sa come, quando, né in che modo arrivare al discount, al supermercato. Queste sono le fragole, eccole là. Non si vede nemmeno una piantina. Queste sono altre piante. Ecco, questo è il noce. La salvia. Eccola là. Bene. Chiudiamo qua con questa panoramica di fondo e soprattutto con gli ulivi pieni di neve.